E Metal Gear. Non mi ricordo che cazzo devo fare. Un secondo. Devi scortare Emma. Ok, Emma sta bene. Ma tanti di quelli che lavorano qui sono ancora bloccati in Shell 2. Emma ed io abbiamo deciso di andare a supporto. Perché parla Snake adesso? Supporto di a Shell 2 per salvare gli ostaggi. Sì, ma prima devo uccidere tutte le persone che ci sono qui in giro. Ah, no. C'è uno qui! Ok. Poi questo qui è quello che usa la radio, quindi devi scegliere il momento giusto. Ah, no, anzi, no, ma che te ne frega? Aspetta un attimo che se ne va. Dove devi andare? Dove? Shell? Shell 2? Guarda che tomba, non lo sapevo. Aspetta. Ok. Aspetto cosa? Ma io aspetto, non so bene perché. Ciao. Cosa? Che sono... ho sentito la mia voce. Figo. Vabbè, ho addormento. Genio. Beh, ma qua, però... dura un cazzo lo stordimento. Sì, ma se si sveglia poi chiama i cosi. Sì, ma si lascia fare. Perché? Perché è questo. Oh. Poi se addormento e si sveglia non chiama i cosi. Anche se non ha senso questa cosa. Non ho capito, cos'è che? Se io addormento la gente, no? Mm-hmm. Mentre è svenuta, mm-hmm, non chiama gli altri. Come se si fosse dimenticato che l'ho preso a cazzotti. Ah, è vero. Ma beh, ma... È più naturale che sia... Che sia addormentato, che sia tipo... Ah, accidenti, mi sono addormentato. Anziché dire, ah, mi hanno stordito. Sì, ma non so se hai capito bene. Allora, tu lo stordisci. Lui ti vede quando lo prendi, no? Sì. A cazzotti. Ok, ma quando si sveglia da... Che l'hai preso a cazzotti, pensa... Ah, mi ha preso a cazzotti. Ma mentre... Se si sveglia dal sonno, dice... Ah, ma l'ho sognato tutto oppure l'ho visto veramente? Eh sì, vabbè. Quello. Però se uno si sveglia e ha preso dei cazzotti, se lo ricorda in teoria. Ma magari è stata tutta la sua immaginazione. Sì, questo qui non lo puoi ammazzare, Dani. O lo porti lì dentro, portalo lì dentro. Okay. Anzi, se lo porti lì dentro poi... Anzi no, forse se passa... Ok, vai. È brutto se lo vedono... Guarda quanta roba c'è! Sì, ma che palle. Ok, ah, ok, per non mi sei visto. Porca miseria. Porca miseria. Dannazione! Dai, spara. Ok, fatto. Vedi come si risolve facilmente le cose. È così che si risolvono i problemi. No, non imparate, è vero. Bambini. No, se qualcuno dai, mi sta sul cazzo, dovete soffocarlo a morte. No, sono i bambini. Che palle, arrivano i rompi coglioni. Vabbè, che ne frega. No, vabbè, lì devi soltanto tirarti fuori. Vai, giù. Ecco. Ci sono oggetti qua. Non mi sembra che non sia un cazzo. No, devi... Ok, non c'è un cazzo. Però non... Ok. Se ti strisci, forse c'è qualcosa di sotto. Se ti strisci. Anche se non credo, onestamente. Oh, c'è questo. Figo. L'USP! Ok. Silenziatore. Vi voglio. Quanto odio quelli che fanno l'accento russo finto. Ma è fatto schifo. Dovevi giocarci in giapponese. Sì, certo. Quanto odio l'accento giapponese. Quanto odio l'accento giapponese è vero. Ma lo schifo. No, dai, è praticamente l'accento giapponese è fatto apposta per dare cose autoritarie. Infatti il colonnello è giapponese. Ma poi il cambio è tipico nome giapponese. Il cambio. Lo sai che all'inizio... Aspetta, hai visto che c'è la lì a fianco a Emma c'è il condotto di aerazione e c'è una specie di... Si vede il... bello. Fantastico, ragazzi. Cioè, qui si può vedere sopra, ma non c'è un cazzo di niente. Appunto. Peccato. Peccato, non ci voleva. Dannazione. Ma qui è tornata la guardia quella là, l'hanno sostituita? No, non è tornata. Vieni qua, ma solo se la trovano, la... La prima volta che ho giocato a Metal Gear 2, ma tipo, cos'è, 10 anni fa, anzi di più. Quasi 15 anni fa.
Io non avevo capito che tenevo premuto triangolo, la trasportavo in giro Emma, allora tipo la prendeva a cazzotti da un punto all'altro. Vabbè, preferisco non commentare. Allora, tu cosa facevi? La portavo col tasto triangolo. Ma non te lo diceva nessuno che devi prendere il tasto triangolo. Mi pare. Penso lo dicesse il colonnello, era lui che ti diceva le cose delle... da premere. Ma il codec non lo usavo mai, oltretutto, quindi... Che dici? Ha fatto delle cose? Sì, dai. Sì, devi... No, devi sparare il fucile. Perché? Perché così esplode subito. Ok. PCSX2 sta andando... Ah! Boom. Oh, me! Cosa? Sta andando un po' male. Ma non so perché è OBS, che magari quando il computer è sotto sforzo, capito? Sì. Tende ad andare un po' peggio. Ma li attivati gli speed hack? No, non c'è mica bisogno come Tiger 2. Ho capito, però anche tu... Cioè... Poi, visto che va a 50 fps, dovresti anche mettere qualcosa tipo il V-cicle. No, ma il V-cicle fa andare il gioco ingiocabile, almeno quando ho provato io. Ah. Nexus e Claymore. Nah. Nah, non credo. Forse sì, boh. Ok, è no. È stato pena e paura. Cypher? Cypher? Non ce ne sono solo tre. Cypher? Ma forse devi portarla sul Shell 2. Non c'è l'uno. Ma perché non sono ancora stato. Poi lì ci sono il pavimento che si toglie lì. Ah. Sicuro? No. Ah, ok. Boh. Ah, no. Ma mi sa che ti ricordi male. Mi sa che è nell'altro quello. No, è in questo. Solo che qui non c'è. Ma che non volevo lasciare Emma da sola, poverina. Ma sta sempre male. Gli hanno messo la droga. No, se l'è presa da sola di sua spontanea volontà. Alice si annoiava, capisci, la poverina. Chi è stato? Dove? Ma da che parte è del lì mondo? Su, non l'hai visto? Ah, io pensavo l'avessi notato. Vado. Vabbè, tanto sono già qua. Però aspetta che finisce l'evasion. Ma no, se arrivano soldati nel frattempo. Non arrivano. Ok, allora intanto che ci sono attivo anche il turbo, perché... io posso fare, voi no. Wow. Sto guardando, quindi, usate l'emulatore. Speed 2000. Cioè, 2200. Sì. Se vuoi il muro, va anche più veloce. Tu mi dicevi che andava pure lento Metal Gear 2. No, a tratti sì. A volte sì, quando tipo c'è il fumo così. Vabbè, quello anche nella PS2. Sì, ma diciamo che è un problema con OBS. Perché OBS si blocca quando c'è il fumo, non so perché. Ma sono proprio stupide queste guardie, io stavo qua. Cioè... Fanfiction, sì! Non è fan. Fiction, sì! Adesso sto pensando una cosa, pensi che se dico qualche nome di qualche azienda te lo chiudono il canale? Ma figurati, che cazzo se ne frega! Tipo che, no, perché ogni volta che dici OBS penso a OVS, quello dove vendono i vestiti. Ma che cosa?! Ma ti pare? Ma che cosa c'entra? No. Snake ed Emma... Ah, devo dire io. Ah, ok, vai, divertiti. Snake ed Emma arrivarono al supporto e... Lo sguardo di Emma si posò su un nastro trasportatore. Ho capito! Esclamò. Capito cosa? So dove hanno nascosto la droga. Emma si avvicinò al nodo e iniziò immediatamente a digitare i comandi. Come fai? Aspetta e vedrai. Un attimo dopo, sul nastro trasportatore, comparve una cassa. Emma l'aprì. Era piena zeppa di bustine di polvere bianca. Disse Emma. Caspita, che scemo. Ascolta, fai narra tu perché mi incasino. Ok. Quelli dell'organizzazione sapevano che se avessero nascosto la droga in un solo posto, qualcuno l'avrebbe trovata comunque. Disse Emma, mentre guardavano arrivare sempre più casse sul nastro trasportatore. Così l'hanno nascosta in queste casse, che hanno sistemato in modo che sarebbero andate in giro per la Big Shell, senza uscire dall'impianto. Grazie, devo andarci al telefono, non credo. Vabbè. Snake non poteva fare altro che ammirare l'ingegnosità della ragazza. Ok. Guardo Emma tirare fuori
il suo palmare è collegato al nodo. Secondo. Che due palle. Vedi bene come deve registrare sempre l'età di notte. Dovrebbe. Perché nessuno telefona l'età di notte. Vabbè, dai. E ora cosa fai? No, aspetta, che domanda. Hai detto? No, devi fare tu, Snake. E ora cosa fai? Domandò. Penso di aver trovato qualcosa di interessante qui. Deve essere... In quel momento sbucò una figura da dietro il nastro trasportatore. Era uno dei terroristi. Non appendi tu a Snake ed Emma nella stanza presa a fuggire. Snake fece per inseguire il terrorista. Ma chi l'ha scritta sta roba? Chi l'ha tradotta più che altro? Quelli di Metal Gear 2. Presa a inseguire il terrorista, ma Emma gli afferrò la mano. Aspetta! Con la voce proprio. Lasciarlo! forse sai cosa, forse in inglese diciamo leave him. Lo so, però aspetta la traduzione di leave him. Vabbè, che non so neanche troppo cambiare il senso, però se lasci una cosa come lasciarlo. Sì, ma scusa, è presa a fuggire. Snake fece per inseguire il terrorista. Questo qui pensavo fosse una roba in dialetto, non lo so. Fece per inseguire il terrorista, però sì, è italiano corretto. Sì, ma più o meno, cioè lasciarlo, sì. Andrà a chiamare i suoi amici. Questo lo sì. I suoi amici. Snake, sono tuo amico. Sono i suoi amici, credi. Guardia, siamo i tuoi amici, credici. Questo lo so, aspetta ancora un minuto. Emma inizia a inserire i comandi nel nodo a una velocità incredibile. Cosa stai escogitando adesso? Se scappiamo ora, ci inseguiranno. Quindi... Nel giro di pochi secondi Snake sentì il rumore di gente che iniziava a radunarsi al di là della porta. Passi. Tipo, un'onomatopea che gente che iniziava a radunarsi al di là della porta. Voci che sbraitavano ordini, fucili caricati. Si sarebbero fiondati nella stanza di lì a poco, ma Emma rimase incollata allo schermo del nodo. Emma! Sbrigati, accidenti! Esatto. sì, pensavo. Urlò Snake, finalmente si staccò dal nodo. Ecco fatto, dovrebbe funzionare. Ok, allora, filiamocela. La porta si spalancò. Non c'entrava niente. tradotto bene, Metal Gear 2, dai, non si può dire niente quando sono bravi. Puttana vacca questa parte. Ma sì, è ancora più semplice dell'altro. Poi c'è l'MK. Ma qui bisogna uccidere tutti o... Sì, ma chi se ne frega. No, sì o no, che non mi ricordo. Sì, bisogna uccidere tutti. E quando c'è l'allerta, bisogna. Poi che te ne vai a spasso con Emma con la gente che ti spara. Sì, è quello che mi chiedevo io. Non è neanche troppo di fanculo. Rambo. Oh! Questo qui sì che è un gioco stealth. Cioè, guarda come mi sta infiltrando. Poi la chiazza di sangue che si emanava dal nulla. Cioè. Il soldato era già sparito e la chiazza di sangue si stava allargando lì da sola senza niente. Beh, sì. Tipico. Okay. Poi Metal Gear 2, devo smettere di chiamarlo Metal Gear 2. Metal Gear 2 è un altro gioco. Metal Gear Solid 2 ha l'intelligenza artificiale migliore della serie. Ma che due palle. USP, proprio amico. Claymore. Sì, molto alta la situazione. E spara Emma. Sparati Emma, che non sai niente. Ma sei proprio scemo, non devi proteggerla, Emma. Ma so, ma guarda quante vita c'ha più vitale di me. Sì, ma è in difesa. Vieni fuori. Mo sparano Emma. Va benissimo. No, non farla sparare, no! Brutto! Non farla disparare! Snake, cosa stai facendo? Sta cercando di uccidere Emma! Sei impazzito! Snake, smettila! Sei un mostro, Snake! Eccellente, Snake! Passano gli anni... sì! <spare. ride> Ti fai complimenti! Poi mi fa ridere che spari due arti e muore sul colpo. Sì, è tipico di Metal Gear 1. No, Metal Gear 2. No, Metal Gear 2, sì, scusate. Cari ragazzi. Metal Gear Solid 2, cari ragazzi.
Pam! Guarda che non tolgo un cazzo, mi sono accorto ora. Uffi. Cosa uffi? Che devi mirare alle teste. Ma è brutto mirare alle teste. Ah beh, sì. Spongo che tu abbia ragione. Snake, non preoccuparti. Non è mirare alle teste che rende migliore una persona. È che tu hai con gli occhi. Puoi anche addormentarli per quello che mi cosa me ne faccio? Che vanno giù prima. Se mi dà la testa. Cioè, no, vado giù uguale se mi dà la testa. mi sento in colpa adesso. Per cosa? Ma non finiranno mai. Perché non sono le munizioni del mitra? Sono tanto utili. C'è un boss alla fine di questa roba. È l'Harrier. Ah. Che non è neanche troppo difficile. Uffi. Luffy. E sono finiti? No, eh. Ma quanti sono? Poi salgono da sopra che non c'è nessuno. Poi c'è gente che vuole dire, bisogna farlo senza uccidere nessuno, ma vaffanculo. Fallo tu senza uccidere nessuno. Vabbè, ma... Ma cazzo sta andando questo? Sta mettendo in posizione per non essere beccato da te. Molto intelligente. Se avessi la B9... Ma ce l'hai? Sì, le munizioni per esso. Sai cos'è? Sto cominciando a pensare che forse non era giusto di ammazzare tutti i soldati. Tokugawa. Penso anch'io. Hai visto che ho preso 50.000 azioni? Facciamo che mi uccido. Ah. Poi mi select in 2 secondi. Comunque... Abbiamo trovato supereroi, nemici che ci accerchiano. Sì, vedi, che fuggirò. Ma il supereroe è scritto in maiuscolo, quindi è per farti cadere l'occhio su questa cosa qui. Nel senso che i nemici sono infiniti, porca miseria. Vabbè, sono cose che possono accadere. Adesso risolviamo il problema. Vedi, c'ho anche le stung, credo. No, il cazzo. Sì, sì che ce l'hai. Cioè, ma non sono quelle che sono lì. Non sono quelle che sono cosa? È svenuta quella deficiente. Vado. Usali il cooler, ce l'hai il cooler? Sì, uso questo. No, non fanno, scemo! Che non sei altro! Ma non fa! È per far prima. Ma io me ne vado così, non ci sto queste cose qua. Dov'è il Dio? Non sei altro di guerra. È per far prima. È per far prima. Ma non c'entra niente, non si fa e basta. Per far prima ti puoi anche ammazzare e poi si fa prima. Ma ci metto più tempo ad ammazzarmi. Sì, ma vabbè che io non sento niente, ma hai sentito l'urlo che ha fatto? Sentito come era scazzata la doppiatrice quando lo faceva. Aiuto. Solo sei fai schifo. Veduto le palle. No, non mi toglie l'azione, farò tutto quello. Farò qualsiasi cosa. Ecco, bene. Poi. Ho risolto. Ah, figo. Ok. I due riuscirono in qualche modo a fuggire da supporto e. Mi è venuto in mente di dire qualcosa tipo Naomi, tipo. Cioè? Solo i. Com'è che diceva? Solo i malati di mente si divertono a torturare piccoli animali. È quello. O a sparare i piccoli ragazzi. Spare piccole ragazze. Mi sono perso. E comincia da capo. No, ok, mi sono ripreso. I due riuscendo in qualche modo a fuggire da supporto E. Sul ponte di collegamento D E. Snake si voltò verso supporto E per assicurarsi che non c'è questo. Ecco cosa devo fare, devo salvare. L'hai già fatto. Sì, ma anche con il emulatore. Prima o poi avrebbero avuto i terroristi alle calcagne. Inserì un nuovo caricatore nell'arma e gridando sollecitò Emma a muoversi velocemente verso il supporto D. Ma lei rispose con grande nonchalance. Come sei tutta questa fretta? Non ce n'è alcun bisogno. Sai com'è.
attesero per un po', ma la porta verso il spartatore rimase chiusa. Dall'altro lato sentivano il frastuono dei soldati che tentavano invano di sfondare la porta bloccata. Snake si voltò verso Emma. Cos'hai combinato? Ho programmato il nodo per bloccare tutte le porte per il supporto E. Verso il supporto E. Una volta che fossimo usciti, quelli non andranno da nessuna parte. Emma sembrava molto fiera. A quanto pare aveva imparato qualcosa d'avventura con Snake nel supporto C. Entrarono nel supporto D. Snake controllò che non ci fossero nemici in giro. Non c'era nessuno. I terroristi dovevano aver invitato. No, invitato. Inviato. Il grosso. Quello grosso di Team Fortress 2. Quello gigante. Ma sono 12 pagine. Ce la fai a. Sì. Il grosso è tutto per il supporto E. In quel caso, gli altri supporti sarebbero stati deserti o quasi. Salvare gli ostaggi sarebbe stato un gioco da ragazzi. Snake ed Emma attraversarono il supporto D e salirono sul ponte di collegamento di Shield 1-2. Anche qui non c'era traccia dei nemici. Emma sorrise nel suo modo caratteristico. Che cazzo è il modo caratteristico? E poi, il suo modo caratteristico forse... dipende se da chi conosce Emma. Che cazzo. Ah, io... Visto? Nessun problema. Non avevo detto che ti sarei stata utile? Devo ammettere che te la sei cavata bene, là, disse Snake annuendo. Si ricordò di come Emma si fosse collegata al nodo con il suo palmare. A proposito, non stavi scaricando qualcosa dal nodo? Sì, te ne sei accorto? Emma tirò fuori il palmare. Scusa. Mentre attivavo il nastro trasportatore... Ho trovato un file nascosto sospetto accanto al file di controllo del nastro. È il file segretissimo di Baker. Sì, esatto. Così ho deciso di scaricarlo. Ed ecco cosa ho trovato. Sullo schermo del palmare ha visualizzato il file. Sembrava una specie di appunto scritto da uno dei due impiegati rimasti uccisi. Quelli che avevano aiutato l'organizzazione a introdurre la droga nella Big Shell. Nel file spiegava che stava collaborando con i russi solo perché teneva in ostaggio sua moglie e suo figlio. Ma l'anno scorso aveva scoperto che erano già stati uccisi. Nel tentativo di fuggire disperato è arrivato poi al punto di meditare il suicidio, ma poi ebbe come un'illuminazione. Non era ancora arrivato per lui il momento di morire, no, doveva prima vendicarsi dall'organizzazione. Avrebbero pagato con il sangue ciò che avevano fatto sua moglie e suo figlio. Nell'anno successivo preparò un piano ingegnoso, avrebbe fatto credere di essere stato ucciso da un'organizzazione rivale che tentava di rubare la droga, così avrebbe scatenato la guerra tra le due organizzazioni, che si sarebbero distrutte a vicenda. Prima inscenò la sua scomparsa. Poco dopo usò una gru per schiacciare e uccidere l'uomo mandato dall'organizzazione a controllarlo. Proprio l'animale, mi immagino che lo prende e lo sbatta addosso. poi immaginavo il ovviamente con Snake quando muore fa tipo l'eco. Dopodiché fece cadere in mare l'uomo inviato dalla mafia a fare indagini sulle due morti. Come previsto, era scoppiata dalla mafia con la M maiuscola. È importante. Scoppiata una guerra tra due organizzazioni rivali, tutto filava a meraviglia, ormai poteva riposare in pace. Diceva che presto avrebbe raggiunto sua moglie e suo figlio. Infine implorava alla persona che leggeva il file di dire una preghiera per la moglie e il figlio morti. Così finiva il file, era ora. Era datato 3 giorni prima. Snake alzò gli occhi dal palmare. Significa che il fantasma della Big Shell è morto. Solo per farmi seguire i codici di detonazione. Esatto. Emma non riuscì a nascondere l'emozione. Forse veramente ho scaricato pure un altro file. Snake riuscì a sentire un suono sommesso di qualcosa che volava in aria. Immediatamente immediatamente afferrò Emma e la strinse a sé. Ci fu un'esplosione, la violenza dello scoppio fece cadere Snake ed Emma. Cos'è stato? No. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Tra le braccia di Snake. Una forte raffica di vento gli colpì al viso. Sospeso sopra il ponte, al di là del punto in cui era avvenuta l'esplosione, c'era l'Harrier. A quanto pare esisteva qualcosa che poteva farli uscire da supporto E. No, eri tu. Tu ti immagini Emma che fa? A quanto pare esisteva. Esisteva qualcosa che come la Sasha che parla con la voce di Snake. No, è vero. Aspetta un secondo che c'ho le... Ok. A quanto pare esisteva qualcosa che poteva far uscire dal supporto E. Mormorò Emma. Chiaramente sgomenta. Cosa? Sgomenta. Tipo, è diventato un verbo.
L'aria no, presa no, mita... no, scemo, scemo, sono abbastanza. L'aria presa a mitagliare il ponte senza interruzione, senza esitazione. Snake ed Emma fuggirono tornando all'entrata del supporto. Di non diventare loro stupido. Adesso che facciamo? No, sei tu. Adesso che facciamo? Penso che dovrò abbatterlo. E come? Penserò a qualcosa. Parli sul serio? Protestò Emma. Ma prima che riuscisse a finire, Snake la spinse giù dallo Shell 1. Oltre la porta del supporto D. Che... Ah, dai, devo fare io. Sì. Mi è sfuggito come devo dire. Che stai facendo? Ma che stai facendo? Domandò. Resta lì. Qualunque cosa accada, non uscire mai. Non uscire qua fuori. Ma. Vuoi ascoltarmi per una volta? Ah, scusa, no, niente. Vuoi ascoltarmi per una volta? Snake le sorrise. Ho già promesso a qualcuno che te l'hai portata con me. Che. La porta si richiuse sbattendo. Snake sentì il rumore di un elicottero in avvicinamento. Era Ota con il suo Kasatska. Non ho mai capito come cazzo si pronuncia. Kasatska. Kasatska. Ah, anche comunque si chiama. Il nome vero è Kasatika, però non lo so perché lo chiama Kasatska qui. Quindi è più bravo Gabri Costa di quelli che hanno tradotto il gioco. Ah, forse l'ho sentito da lui, Kasatika. Otacon. Ah, Snake, usa questi. Dall'abitacolo, Otacon gli lanciò una scatola. Erano missili Stinger. Con questi avrebbe combattuto ad armi pari. Snake si voltò e si preparò per la battaglia contro l'aria. Mi lancio con le mani. Sì, vai. E qui finisce questa parte perché è durata troppo. Ciao.